ci sono delle persone come noi, persone che scappano dalle guerre, dalle torture, dalle violenze, dalle sevizie e anche dalla miseria. E quando io sento fare quella distinzione fra i profughi, i richiedenti asilo e i migrati economici, beh, mi arrabbio un po', perché per me sono tutte delle persone e morire di fame o morire di guerra non cambia niente, è solamente morire. E quindi noi, quando arrivano a Lampedusa, da sempre li abbiamo sempre accolti, non abbiamo mai fatto trovare un muro, mai un filo spinato, li abbiamo sempre accolti con il cuore aperto. È da 25 anni che Lampedusa lo fa, dico Lampedusa, ma siccome Lampedusa è Italia, e allora io dico che sono orgoglioso di essere italiano, perché l'Italia è veramente campione del mondo di solidarietà e accoglienza. Grazie. E io dico questa sera, e questo può essere anche un appello, noi stasera siamo qua a parlare di tutto questo, di questi premi bellissimi, però dobbiamo sapere che forse in questo momento, in quelle 20 miglia che sono rimaste, stanno morendo dei bambini, delle persone, degli uomini, delle donne, e questo noi dobbiamo fare in modo che non succeda più, non deve succedere più questa mattanza, perché una mattanza è un nuovo olocausto, è un genocidio, e noi dobbiamo fermarlo, abbiamo il dovere e l'obbligo di fermarlo.